Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio raccontare di un personaggio fuori dalle righe veramente speciale. Pensate voi, un personaggio che racchiude tutti o quasi tutti i più grandi nomi dello scenario mondiale delle arti marziali. Pensate voi, colui è un soggetto che si è allenato con Bruce Lee, Chuck Norris, ha avuto esperienze dirette con questi personaggi, addirittura ha avuto esperienze dirette con Oyama, Yamaguchi ed altri maestri, Toyama e altri maestri molto importanti internazionali, quindi calibri di eccezione. E voi direte, ma chi è questo soggetto? Chi è questo maestro? Chi è questo karateka? Ora ve lo racconto. Ok ragazzi, andiamo un pochino indietro. Sono al telefono con un carissimo amico di nome Massimo, un nome che non mi posso scordare, Piludu di Sardegna, un karateka, un bravissimo ragazzo. Pensate, all'interno della sua palestra, il club Kanazawa di Sant'Elena di Cagliari, pratica karate insieme al padre Alberto. Pensate, il padre segue un filone molto tradizionale legato alla JKA, mentre lui addirittura fa tutto un altro tipo di karate legato allo sportivo, alla Filcam, e insieme mandano avanti un'ottima attività, un ottimo dojo. Anzi, se siete dalle parti della Sardegna andatelo a trovare perché è una persona veramente eccezionale. Stavo dicendo, sono al telefono con l'amico Massimo e parliamo del più e del meno delle nostre esperienze di karateka, nostre piccole esperienze, e si parlava dell'estero. Siamo arrivati agli Stati Uniti, siamo messi a parlare degli States, come fanno il karate degli States. Siamo messi un po' a ridere finché non è saltato fuori un nome molto particolare, un nome che veramente è da tempo che mi suona nella testa. Questo mio amico Massimo addirittura l'ha conosciuto di persona a Los Angeles qualche anno fa, dove ha partecipato e si è piazzato anche bene, mi sembra al terzo posto nella categoria Under 18, e cinture nere chiaramente, si è piazzato bene, ha fatto una bella figura e ha conosciuto di persona questo personaggio. Ma chi è? Vai! Takayuki Kubota, il mitico Tak Kubota. Chi non lo conosce, ragazzi, bisogna che vi informate. Spero che in questo video vi illuminerò. Chi invece lo conosce sa già di che calibro, di che personaggio sto parlando. Il mitico Tak Kubota nasce nel 1934 a Kumamoto. Pensate che è una particolare prefettura dove ha vissuto il grande Miyamoto Musashi negli ultimi 6 anni di vita. Un personaggio molto particolare. Stiamo parlando di personaggi che hanno vissuto a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Lui era bimbo, poco più che adolescente. Finita la Seconda Guerra Mondiale ha sempre praticato karate. Come vi ho detto all'inizio del video, si è allenato con personaggi eccezionali: Masoyama, Yamaguchi, Toyama e anche altri calibri importanti. Maestro di judo attualmente e anche di kendo, il grande Tak Kubota non fa sconti, ragazzi. Fin da ragazzetto, pensate che nel 1948 era già capo istruttore del dipartimento di polizia della sua città, fino a quando un primo tenente della polizia di Los Angeles lo nota in un articolo importante di una rivista, Black Belt Magazine, di quegli anni. Vede questo soggetto molto giovane a quel tempo che promette bene, che insegna veramente un tipo di karate, una cosa molto particolare che potrebbe essere affine ai dipartimenti di polizia e di sicurezza americani. Viene invitato a Los Angeles e da lì una carriera esorbitante. Seguitemi. Nel 1963, come vi ho detto, arriva a Los Angeles, ma già nel 1958 a Tokyo fonda il suo stile, il Gosokuryu, uno stile molto particolare che ha radici, se lo vedete, se lo state studiando o se qualcuno l'ha praticato insieme al maestro Tak Kubota, ha radici vicine allo Shotokan. Anzi, vi lascio un link in descrizione su uno stile particolare molto vicino allo Shotokan, un video che ho fatto poco tempo fa. Stavo dicendo, uno stile molto vicino allo Shotokan, dove il grande Tak Kubota lo rielabora, lo rivede a suo modo e fa uno stile veramente fantastico. Pensate, comprende 17 kata, sviluppato in 60 nazioni nel mondo, uno stile veramente allucinante. E il suo punto forte non è solo la pratica manuale, ma usa tantissimi attrezzi. Pensate al mitico tonfa, il manganello americano che usano negli Stati Uniti. Il padre fondatore dell'uso del tonfa nella polizia degli Stati Uniti è stato proprio lui, Tak Kubota. Poi inventa anche tutto un suo stile di difesa personale, un certo portachiavi piccolo, insignificante, apparentemente insignificante, ma molto
importante. Il Kubota lo inventa alla fine degli anni 70, un modo di difendersi con un semplice portachiavi, portachiavi apparentemente che poi è un lungo punteruolo un po' particolare, però bisogna saperlo usare, come sapete, come tutte le armi bisogna saperlo usare, e lui ha fatto proprio tutto un sistema di autodifesa da strada che va bene un po' per tutti. Ma cosa ha fatto a Kubota in America? Cosa combina in quegli anni lì? Fino a che punto diventa grande? Seguitemi. Allora ragazzi, pensate che Tak Kubota negli Stati Uniti riceve certificati dall'FBI, dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, dall'Highway Patrol, addirittura dal sindaco in persona di Los Angeles, e poi riconoscimenti da Obama, da Clinton, da Gore, dalle associazioni delle guardie della California, addirittura dall'esercito degli Stati Uniti. Non solo, a destra l'FBI, i Navy SEAL, la CIA, la DIA, insomma un successo veramente allucinante. Partecipa, cioè è compartecipante, nel senso dà un contributo importante su diversi film. Ma voi direte, quanti film? 3-4? No, 321 film, dice, no, 3-4, no, 321 film, cioè partecipa a, sia da parte esterna come consulente per addestrare e allenare certe scene di certi film d'azione con tecniche di arti marziali, quindi di karate, invece in alcuni film come il mitico Tora 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 partecipa come, se avete visto il film, non l'avete visto, guardatelo, L'attacco a Pearl Harbor, fa l'ammiraglio, il grande ammiraglio sulle navi che attaccano la base americana. È comunque un personaggio fuori dal normale. Penso che quasi tutte le stelle del cinema di quegli anni lì, anni 70-80, quasi tutti sono passati da lui. Il mitico Charles Bronson. E poi, come vi dicevo all'inizio del video, è lui in un'intervista, una delle poche interviste finali che ha fatto ultimamente, per fortuna nostra il maestro è ancora in vita, anche se ha i suoi anni, ma è sempre un osso duro. L'ultima intervista che ha fatto, con nonchalance tira fuori le foto, gli argomenti validi che attestano che lui si è sempre allenato o ha frequentato, ha sempre avuto a che fare con grandi calibri, si parla di Bruce Lee, Chuck Norris, a un dojo a Sunset Boulevard, quindi cioè personaggi di un certo tipo. Diciamo che la sua fama è esplosa quando è stato invitato nel 1964 da Ed Parker al primo torneo internazionale di karate a Los Angeles. Cosa fece questo soggetto? Al tempo era molto giovane, il maestro fece un'esibizione spettacolare del suo condizionamento, perché è una parte che ora affronteremo, un condizionamento fuori dal normale che in quegli anni veramente non si era ancora mai visto. E fece un'esibizione diretta con i tre finalisti di quel campionato, una alla volta, e poi addirittura tutti e tre insieme, e fece un successo allucinante davanti al pubblico. Pensate che uno dei tre finalisti era soltanto Chuck Norris, quindi veramente un soggetto fuori dal normale. Vi parlavo di condizionamento, seguitemi. Scrittore anche di 13 libri sulle arti marziali, il grande Tak Kubota non è solo attore e scrittore, ma un vero e proprio marzialista. Lo dimostra in certi video veramente allucinanti, dove fa dei salti con le sulle punte delle dita dei piedi anche tirate indietro sul legno, e non soddisfatto, anche con un altro sulle spalle continua a saltare per indurirsi le dita dei piedi. Pensate voi a un calcio sferrato su un addome, su una faccia con le punte delle dita, cosa può succedere. E non solo, il suo pezzo forte era il martellamento continuo delle mani, cioè, ma come, faceva il macchiaro, lo fanno tutti, sì, ma non nel suo modo. Cioè lui con un martello di circa un chilo si martella continuamente le mani, c'è un video allucinante, lo fa vedere, e ragazzi, pensate voi che mani può avere il grande Tak Kubota. In un'intervista diceva sempre che lui, il suo stile era praticamente improntato sul fatto che il proprio corpo deve essere talmente duro che se qualcuno lo avesse attaccato si doveva fare male l'avversario. Voi non dovete mai sentire dolore. Se sentite dolore vuol dire che non siete condizionati, è l'avversario che si deve fare male. Ragazzi, il discorso è questo qua. I più grandi marzialisti del mondo descrivono Tak Kubota in questa maniera. Se avessimo messo in una stanza diversi grandi big delle arti marziali del karate, Tak Kubota sarebbe uno che sicuramente sarebbe uscito vivo dalla stanza. Quindi
vi fa capire che tipo di persona, di calibro che è Tak Kubota. Io me lo ricordo la prima intervista che lessi su una rivista del tempo, mi sembra Budo International, dove veramente, peccato non ce l'ho più quel giornale, se è fantastico, era un'intervista di qualche anno fa sul grande maestro, dove veramente spiegava la durezza, la forza e la tenacia che metteva nei primi allenamenti quando era ragazzo in Giappone. Veramente lui diceva che gli insegnavano a dare il pugno non doveva vincere niente, doveva sicuramente, quando sferrava il pugno, uccidere, anche se non è bello nelle arti marziali, però l'idea era quella veramente a quel tempo di uccidere qualcuno senza, con un colpo solo, finire il discorso, come poi è il principio del karate. Ok ragazzi, arriviamo alle conclusioni, vai! Ok ragazzi, 60 paesi che seguono il grande maestro, una sua bella e grandissima organizzazione, la ICA, International Karate Association, dove chiaramente il maestro presidente è lui, Decimo Dan. Ha un buon numero di seguaci anche in Italia. Anni fa, vi lascio una locandina in descrizione, fece un bello stage sempre in Sardegna dal mio amico Piludu, e addirittura c'è un seguito anche a Torino di una buona organizzazione anche torinese che segue il maestro. Quindi ragazzi, se siete nei dintorni di Los Angeles o se avete modo di poter invitare il maestro in Italia, fatemelo sapere subito, perché io vengo. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi vi ho portato al di là dell'oceano per farvi scoprire un personaggio veramente interessante. Spero vi sia piaciuto. Se non lo avevate conosciuto, l'avete sentito parlare poco, perché qui in Italia magari poi non è così, ha avuto un grandissimo successo, che poi chiaramente non è di stazza qui in Italia, è dall'altra parte del mondo. Però se non lo conoscevate, spero che questo video vi sia piaciuto, per aver conosciuto in più, un pochino più dettagliatamente, poi Tak Kubota sarebbe da parlarne veramente tantissimo, di questo fantastico maestro a mio avviso. Ok ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi sapere, ma Tak Kubota voi lo conoscevate? Ciao dal tempio!